Il ricordo della Grande Guerra, dei suoi caduti, anche di Casalmaggiore, un ricordo che arriverà fino a Biella, col comune piemontese che ha coinvolto tutti i municipi d'Italia, quelli che hanno ovviamente aderito, per una particolare installazione illustrata martedì mattina dall'assessore alla cultura di Casalmaggiore, Marco Micolo. Nel marzo del 2019 la città di Biella, in occasione delle manifestazioni celebrative per la riunificazione d'Italia, ha inaugurato un'installazione commemorativa in ricordo della Brigata Sassari, vicino al Torrente Cervo, alla periferia di Biella. Questa installazione commemorativa, in occasione delle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra, è stata arricchita da un lastricato commemorativo. Questo lastricato, che è stato già inaugurato un paio di anni fa, ma viene in ogni momento arricchito e implementato di altri pezzi, viene fatto con delle pietre provenienti da tutti i comuni d'Italia, riportanti il nome del comune e il numero dei caduti della Prima Guerra Mondiale di questo comune. Una strada della memoria dove Casalmaggiore, con i suoi 295 caduti della Prima Guerra Mondiale incisi sul porfido, sarà uno dei tanti passi. Questa pietra verrà inviata al Comune di Biella e farà parte di questo lastricato commemorativo. Come amministrazione abbiamo dovuto deciso di aderire, ci è sembrata un'occasione importante per ricordare i nostri caduti e i nostri patrioti che hanno dato la vita per la patria nella Prima Guerra Mondiale.